ragazzi, ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Questo è un video haul, ma prima di farvi vedere quello che ho acquistato, se non siete ancora iscritti al mio canale, subscribe, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per essere sempre aggiornate sui miei prossimi video. Vi invito a condividere questo video sui vostri social e a venire a trovarmi su Instagram e sulla mia pagina Facebook. Tutti i link li troviamo giù sotto nell'info box. Mi raccomando, seguitemi su Instagram perché sono molto attiva. Allora, partiamo subito. Trullo di tamburi da Sephora. Anzi, no, vi faccio vedere prima la disgrazia che mi è capitata, poi dopo passiamo alle cose un po' più belle, va? Allora, ho fatto un ordine da Pinalli e dopo che ho utilizzato le due palette Art Library di MAC, visto che c'era ancora lo sconto, ho deciso di prendere anche la terza palette, questa qui, tutta dai toni colorati. Non la vedete con la scatola, perché adesso vi racconto cosa mi è successo. Praticamente mi è arrivata la scatola, cioè era tutta verde. Ho detto, Madonna, che strano, no? All'inizio non ho pensato che si era rotto qualche ombretto. Poi apro la palette e non so se lo riusciate a vedere, ma no, perché è difficile vedere una cosa del genere. Comunque mi si è rotta questa cialda qui, metà è rotta e praticamente non so se vedete che ho cercato di pulirla un po' con come si chiama, le salviette struccanti, e però vabbè, c'era tutto ombretto dentro la palette, su tutti gli altri ombretti, sul vetro, sulla scatola, sul pack fuori, dietro, insomma dappertutto. Pure sulla scrivania, ragazze, sulla mia postazione, quando l'ho aperta, mi ha lasciato ombretto verde da tutte le parti. E niente, allora l'ho pulita e adesso ho sentito Pinalli, gli ho mandato, ma non ti rispondono immediatamente. Oggi mi hanno risposto, hanno voluto il numero d'ordine, così gli ho fatto lo screenshot della fattura e gliel'ho mandata. E in più mi è successa un'altra cosa: ho comprato un rossetto di MAC. Era tanto che non compravo un rossetto di MAC, però questo è nuovo, non l'ho mai provato. Si chiama Power Kiss Liquid Lip Color con il tappo in soft touch. La colorazione è, aspettate ragazzi perché non vedo, Mor de Mer, e è bellissima. Vi faccio lo swatch. E ho trovato anche il rossetto aperto, cioè non è che l'ho trovato proprio aperto il rossetto, ma ho trovato aperta la confezione con il rossetto che fuoriusciva. Ma non lo so, ragazze, ma va bene tutto, ma anche no. Quindi adesso vediamo un po', il rossetto è veramente stupendo. Vediamo un po' cosa mi dirà appunto Pinalli, perché cioè, era veramente sfracellata. Io a loro gli ho mandato la foto, non so se ce l'ho ancora o sì oppure no. Se dovessi averla, ve la lascio qui, vi faccio vedere com'era conciata la palette. Ragazzi, era, non so se la trovo, e se la trovo ve la trovate qua sopra. E è stata una disgrazia, veramente. Cioè, sono rimasta malissimo e vabbè, lasciamo stare. Andiamo oltre e veniamo a Sephora, Sephora. Ragazze, cosa ne dite? Andiamo a random. Partiamo con la palette di blush di NARS. Questa palette contiene tre blush e tre illuminanti. Questa qui si chiama, vediamo se trovo il nome, Overlast Chic Palette. Qui troviamo tre blush, 1, 2 e 3, e tre illuminanti. Questa palette è bellissima, tutti i toni nude, e non vedo l'ora di provarla insieme a voi, ovviamente. Aspetta, mettiamole qui al sicuro prima che se ne vanno pure loro. Poi andiamo sempre a random. Questa è una palette di Natasha Denona, è la Star Palette, ragazze. Colpa della mia amica Millie, che
che praticamente mi faceva il carrello, eravamo in macchina, io ero in macchina e la stavo chiamando e lei, ma compra la bella palette, mi faccio di nuovo la Star Palette, e questa è la Star Palette, ora ve la apro, vabbè, è stata tutta scontata con il 20%, anche questa, ve la metto proprio qua in bella vista, così almeno la vediamo bene. Ed è molto 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 bella, i colori mi piacciono tanto e non vedo l'ora di ricreare un make-up con questa palettina. Ovviamente io le scatole le vado a cestinare. Sapete che io non sono per tenere scatole. Poi è più forte di me quando apro via la scatola. Un'altra palette di Natasha Denona, ragazze, sorpresa, la Biba Palette. Ho deciso di prendere questa per i toni nude e sono toni più che altro, più che freddi, sono caldi. C'è poco di freddo in questa palette e mi piace veramente tanto, a dire la verità. Guardatela, quanto è bella, è stupenda, ragazze. E questa è la Biba Palette, non vedo l'ora anche qua di ricreare un bel make-up con questa palettina, via anche la scatola. Ora arriviamo a questa. Questa è tanto che la volevo, non l'ho mai presa, la vedevo, mi piaceva, ma non l'ho mai presa e adesso mi sono decisa ad acquistarla. Questa si chiama Cheeky Star Revolution Tour ed è la palette Benefit Viso e devo dire ragazze che quando l'ho aperta sono rimasta così perché mi piace tanto, che dire, mi piace tantissimo. Questo è il packaging secondario, primario, scusatemi. Oddio, è caduto tutto. Dentro troviamo il pennellino, questo qua di Benefit che io non lo userò mai. Troviamo all'interno la plastichina che protegge le cialde e poi troviamo questa. Praticamente troviamo l'illuminante cookie che è quello più famoso di Benefit, quelli che tutti dicono è sbam. Ora le diamo una bella sbucciatina a sto illuminante sbam ed è proprio sbam. E poi troviamo tre blush che sono 1, 2 e 3 e la terra Hoola. Questo pensavo fosse una terra, ma in realtà è un blush. Così c'è scritto sul... guardate lo swatch. Ah, si può essere così le bambine. Guardiamo lo swatch. Cade tutto dell'illuminante. Guardate qua. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è l'illuminante più bello del reame? E comunque dicevo appunto che pensavo che questa fosse una terra, invece un blush. Qua dentro troviamo, sopra lo specchio c'è un foglio dove ti dice come fare del contouring, ecco, e ho appunto ho capito che era un blush perché io pensavo fosse una terra, quindi non vedo l'ora di provarla perché veramente ho detto è stupenda. Poi, cioè, ragazze, guardate questo illuminante. Cos'è bello? È stupendo. Poi torniamo a Natasha Denona. Non volevo prenderlo, alla fine ho deciso di prenderlo perché comunque era scontato. Il blush, il Bloom blush illuminante di Natasha Denona. E questo è il packaging, plastica dura, ha lo specchietto e poi troviamo il blush, stupendo, color pesca, cioè color corallo, perdonatemi, è veramente bello. Pensavo di no, invece sì, molto bello. E quindi me lo sono acchiappato. Poi ho deciso, anche qui ho aperto via la scatola subito immediatamente, ho preso un rossetto di Natasha Denona per provarlo, giusto per curiosità. Ora ve lo mostro, questo è il colore. Ora ve lo mostro qui e mi piace veramente tantissimo. Questo qua si chiama Jennifer
ed è stupendo, molto molto bello. Devo dire che, guardate la chiusura magnetica, mi piace la chiusura magnetica. E vorrei provare a prendere altri colori perché comunque mi piace, è molto cremoso, non è di quelli mi sa che si fissano, non ho ancora provato, quindi non so se è quelli che si viene via la patina cremosa, non lo so perché. Devo ancora provarlo, ecco. Finito il mio shopping da Sephora, mi è arrivato questo qui. Adesso io l'ho aperto, non sono più riuscita a richiuderlo. È un unbox di Sephora. Non so se la danno se spendi tot o se sei gold, non ne ho idea. Mi sa se spendi un tot, perché si chiama Gold Box, una cosa del genere. Questa la buttiamo via. E qui dentro troviamo una maschera viso in tessuto, questo è stato l'omaggio di Sephora, una maschera viso in tessuto al cocco. Poi troviamo nella mini size, troviamo questo struccante bifasico per make-up waterproof. Poi troviamo la tinta labbra di Sephora rossa. Poi troviamo la cosa che mi ha colpito maggiormente, è trovare una crema full size, questa qui di Sephora. C'è troppa luce sparaflesciante, eccola qui, vabbè, ve lo dico io. All'acido ialuronico, è un 50 ml, è un idratante più illuminante, ha un complesso di vitamine, vitamina E, vitamina C, ha dentro l'acido ialuronico, fighissima ragazze, in omaggio, in full size, cioè penso che sia la full size, non lo so perché comunque 50 ml non è piccola. E sono curiosa di provarlo. Io il contorno occhi e la caffeina devo ancora provarlo. Sto cercando di finire prima quelli che ho aperto perché mi dispiace aprire prodotti per poi, soprattutto di skincare che hanno le scadenze. Ecco, quelli lì sto un po' attenta alla scadenza. Però, come si dice, ecco, sono molto curiosa di provarlo. Questo è stato il regalo che mi ha mandato Sephora. Sono stata veramente, veramente felice di questo regalo. Quindi ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, spero di risolvere la questione con Pinalli e che mi rimandino una palette integra e se non me la rimandano pazienza, terrò questa. E niente ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciatemi un bel like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!